Una strada a metà, da una parte un tratto di carreggiata con un manto stradale perfetto, dall'altra restano le stesse voragini. È questa la condizione di via Carlo Del Greco. Quali sono le condizioni di questa strada? Schifose, perché specialmente ai lati, anche in mezzo naturalmente, ma ai lati fa proprio completamente schifo, perché ci sono dei montarozzi dove è impossibile proprio camminare prima di tutto, perché se uno cammina ci inciampica e sicuramente casca per terra. E poi parcheggiare non ne parliamo, perché le macchine si rovinano tutte. E inoltre il fatto che una parte sia asfaltata, per modo di dire, poi una parte asfaltata e l'altra no, è una delle prerogative di Ostia, non lo so perché. Un pezzo asfaltato, il resto no. Le condizioni sono pessime e quindi ovviamente rendono difficoltosa la circolazione sia pedonale che carrabile, insomma, perché anche persone anziane o passeggini spesso si riscontrano difficoltà, insomma, si vedono che si muovono con estrema difficoltà. Purtroppo questa è una costante alla quale siamo costretti ad abituarci. È pericoloso soprattutto per chi va in moto? Assolutamente sì, infatti la scelta è stata proprio optare per una moto un pochino più alta, un pochino più sicura, perché anche altri mezzi sono senz'altro più pericolosi. Via Carlo Del Greco, per esempio, che è completamente distrutta, piena di voragini, che quando piove poi tutto si allaga. Sono già due volte che cambio i copertoni della macchina, perché proprio si distruggono facilmente. E quindi pregherei chi è responsabile di poter fare qualcosa per queste strade di provvedere presto, perché la situazione si protrae già da lungo tempo e non si fa altro che peggiorare. Anziché cerchiare con delle reti rosse le voragini, è bene provvedere. Siamo cittadini, paghiamo le tasse regolarmente, abbiamo diritto ad avere i nostri servizi. La strada qui è deformata, le radici dei pini hanno sollevato l'asfalto, sono pericolose perché la gente può sbattere a destra e a sinistra, le caditoie non sono libere, si allaga tutto. È difficile camminare qui? Certo, perché sono tutte buche, tutte radici, tutto zozzo, tutto sporco. Sono buche come quella che sta lì in via Acton, ce ne sono due. Ogni volta che passa qualsiasi cosa, un camion, quelli della Mondezza, e budum, budum, budum. Ma perché è grossa come quella lì? Giorno e notte si sentono questi rumori molto forti, che disturbano più che altro. Da parte delle autorità locali non c'è nessuna premura verso i cittadini. Oltre al manto stradale è necessario il ripristino dell'intera segnaletica orizzontale, ormai scomparsa in troppi punti. Da Ostia per Canale 10, Paolo Leone.